Amici, buongiorno, benvenuti a questo primo appuntamento settimanale, lunedì 15 aprile, puntata numero 292 dell'edicola del Trap. Una puntata quest'oggi che è, diciamo, stimolante per alcune cose che vi segnalo. Innanzitutto è la giornata del Made in Italy ed vedremo perché e vedremo che cosa vuol dire. È la prima giornata nazionale del Made in Italy, una giornata istituita proprio per dare valore alla creatività e all'ingegno italiano. Perché 15 aprile? Beh, perché è la data di nascita dell'emblema dell'ingegno italiano, e cioè Leonardo da Vinci, e ce ne occuperemo. Ma soprattutto questa puntata intende approfondire una cosa che riguarda tantissimi, ed è quella approvazione passata un po' così in silenzio da parte dell'Unione Europea del progetto Case Green. Ora è un progetto importante, ma i risvolti futuri di questo progetto, benché se ne sia parlato parecchio anche nei telegiornali, non sono stati del tutto chiariti, e in particolare quanto ci costa. E vedremo come i proprietari di case sono ormai sottoposte ad una pesantissima spada di Damocle, delle quali non ci siamo resi conto. Ne parleremo con un ingegnere, illustrando i pro e i contro di questa approvazione. E allora, cominciamo subito dal meteo e andiamo con il meteo odierno, per vedere qual è la situazione di questa estate anticipata che abbiamo vissuto negli ultimi 2 giorni. Amici di Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di lunedì, che bene o male vedrà ancora alta pressione sul Mediterraneo e sull'Italia. Però alcuni sistemi nuvolosi atlantici cominciano ad avvicinarsi all'arco alpino, e inoltre c'è una perturbazione che dal Nord Africa si avvicina alla Sicilia. Contriamo infatti la nuvolosità attesa sull'Italia, ecco da un lato queste nubi che arrivano sulle regioni settentrionali e poi nuvolosità che appunto dalla Tunisia si muove principalmente verso la Sicilia. Come precipitazioni, per la verità, poco da segnalare, qualche goccia di pioggia sulle cime alpine di confine e poi a fine giornata qualche pioggia anche in Sicilia, ma nel complesso giornata più che discreta e in effetti sole protagonista quasi ovunque. Un po' di nuvole, dicevamo, al nord e poi in Sicilia, per il resto sole e temperature sempre sopra le medie del periodo, punte massime nuovamente anche vicine ai 28-30 gradi. Ma per tutti i dettagli sulle vostre località, aggiornate o scaricate l'app di Trebi Meteo. E noi invece andiamo alla rassegna stampa della mattina per vedere quello che sta succedendo. Allora, Israele, Corriere della Sera apre con la notizia: la lunga notte della paura, l'attacco con 170 droni e 150 missili. La pagheranno, dicono fonti israeliane. Vi ricordo che questo era un attacco, un'azione più che altro dimostrativa da parte dell'Iran dopo l'attacco di Israele all'ambasciata iraniana, che è costata la vita a 7 persone. La situazione qual è? L'attacco ha superato la linea rossa, incursione da risultati modesti o show di forza, dicono al Corriere della Sera. E vedete, a Teheran esulta solo il Parlamento, il popolo in realtà, anche se sono state organizzate dal regime manifestazioni, ha una gran paura che il paese possa essere trascinato in una guerra con Israele dall'esito piuttosto dubbio. Altre notizie, altri commenti. Al momento l'Occidente fa forti pressioni su Israele perché consideri pari e patta la situazione. Israele non sembra di questo parere. Però, tutto sommato, sotto le pressioni occidentali, dice: lo faremo, risponderemo quando sarà il momento, e valuta la situazione. Certo è che
Stati Uniti, Gran Bretagna, Giordania, pare anche Francia, hanno contribuito alla difesa aerea di Israele in modo decisivo per limitare al massimo i danni di questo attacco e Israele non può correre il rischio di perdere questo tipo di appoggio. Ed ecco perché l'analisi del Corriere della Sera dice i due nemici mortali potrebbero davvero fermarsi o quasi, ma la tensione Hezbollah sa essere devastante, dice. Attenzione agli Hezbollah perché sotto mentite spoglie l'Iran può usare ancora questo tipo di reazione. Varie cose come vedete ancora dichiarazioni, eccetera. Andiamo invece ad altre notizie di grossissimo livello. Non ce ne sono se non questa qui. Indica le condizioni dopo il malore in Udinese-Roma. La partita è stata sospesa al 72esimo sul risultato di 1-1 perché un difensore della Roma ha avuto un problema cardiaco. Non è stato un arresto cardiaco, non è in pericolo di vita, ma la paura è stata tanta. Scusate la tosse, come sempre, e quindi la partita è stata sospesa per la sensazione, la preoccupazione ovviamente di tutto lo stadio. Altre cose non ce ne sono di grossissimo livello, e allora andiamo alla Gazzetta dello Sport. Ovviamente si occupa di quanto successo a Udine con il malore, lo stop e il regolamento. Si ripartirà dal 72esimo in questa partita Udinese-Roma dall'1-1. Vari commenti anche sul 2-2 dell'Inter con il Cagliari, il momento del Milan con la difesa veramente horror vista ieri contro il Sassuolo e altre cose come il Bayer Leverkusen che vince per la prima volta il campionato tedesco e i risultati del campionato italiano. Andiamo alla TGR che apre con la vicenda del femminicidio in Valle d'Aosta perché il giovane accusato di omicidio ed è stato arrestato in Francia viveva nel Fermano. E un Souaid Taïma era già sotto processo per violenze fisiche di origine egiziana. Altra notizia di rilievo, incidente stradale a Treia. Muore Domenico Ticà, sindacalista della CGIL. Ancora un incidente stradale mortale. Andiamo invece all'Ansa per vedere l'Ansa come apre, aperto al traffico secondo tratto della Pedemontana Marche, la trasversale che dovrebbe attraversare all'interno tutta la regione, che è un'opera fondamentale della Quadrilatero. Andiamo invece al Corriere Adriatico che apre su Villa Bucci passa Mister Calzedonia, c'è l'intesa, manca solo l'annuncio. Altre cose di rilievo, c'è eccola qui l'incidente di cui vi dicevo, la tragica fine di domenico con la moto contro l'auto dove viaggiavano madre e moglie del sindaco di Treia. Andiamo ancora al resto del Carrino di Macerata, apre ovviamente su questo incidente stradale con la morte del noto sindacalista settantenne. Andiamo ancora ad Ancona Today che invece apre sui tre punti di speranza che l'Ancona ha colto ieri contro il Sestri. Un'altra notizia, entra nell'ufficio dell'ANAS e ruba il portafoglio a un dipendente e anche recidivo. Cosa succederà? Ecco, gli hanno detto vai via da Ancona per 3 anni, poi fra 3 anni puoi tornare e magari fra 3 anni e nel frattempo puoi andare a rubare da un'altra parte. E continuo a non capire la logica di queste cose. Comunque, altre notizie, eccola qui, Quadrilatero Marche Umbria aperto al traffico il secondo tratto della Pedemontana Marche. Andiamo su Cronache Maceratesi. E una notizia buona, il giovane ventenne che era scomparso a Recanati è stato ritrovato, sta benissimo.
deciso l'abbattimento di 55 alberi nel sottopasso ferroviario di Via Roma. Anche qui ci saranno polemiche. E qui lo schianto di morto il sindacalista Domenico Ticca a Torrette, la madre del sindaco Capponi, che appunto è stata coinvolta nell'incidente. Altre notizie di sport, io direi che a questo punto, a parte il caldo estivo con la spiaggia di Civitanova e anche altre spiagge decisamente affollate, possiamo passare ad altro. E io vi avevo annunciato la giornata, che è la giornata nazionale del Made in Italy. Che cosa significa e perché? Vediamolo. Nasce la giornata nazionale del Made in Italy per promuovere le eccellenze della creatività italiana. Tracciamo nuove strade, costruendo l'Italia che verrà, con l'ingegno che guida il nostro sguardo sempre più lontano. Nel giorno in cui nasce il più grande genio italiano, Leonardo da Vinci, sosteniamo le nostre imprese con centinaia di eventi in tutto il paese. 15 aprile 2024, prima giornata nazionale del Made in Italy. Celebriamo l'Italia che crea. Ed è indubbiamente una sottolineatura importante questo del Made in Italy, ma avete sentito la scelta di questo giorno deriva da quello che è il numero uno del genio italiano, e cioè Leonardo da Vinci, che nasceva nel 1452, in questo 15 aprile, poi morirà nel 1519 a 67 anni. Ma allora vediamo questa scheda per capire, per ricordare, per chi non lo sa in particolare, chi fu Leonardo da Vinci. A 500 anni dalla sua scomparsa, Leonardo da Vinci continua a essere considerato il genio universale per eccellenza. Nessuno finora è riuscito a eguagliare il suo livello di bravura in così tante arti e discipline. Inventore e scienziato, musico, scenografo e non ultimo pittore, porta il Rinascimento alla sua piena maturità. Sono molte le leggende che ruotano intorno a questo grande personaggio, ma vediamo ora quali sono le più importanti notizie certe della sua vita. Leonardo nasce nel 1452 in un piccolo borgo toscano da una relazione illegittima del padre con una donna di nome Caterina. Molte delle sue conoscenze le apprende da autodidatta, fino a quando, all'età di 11 anni, non giunge alla bottega del Verrocchio, dove impara a padroneggiare tantissime tecniche artistiche, ma anche nozioni di carpenteria, meccanica e ingegneria. A 20 anni risulta iscritto alla Compagnia di San Luca e a breve iniziano le prime commissioni per i medici. Sono opere giovanili la bellissima Annunciazione, conservata oggi agli Uffizi, e l'Adorazione dei Magi. Nel 1482 inizia il lungo soggiorno milanese al servizio di Ludovico il Moro, che saprà sfruttare e apprezzare la sua versatile genialità. Vedono la luce a Milano opere come La Dama con l'Ermellino, La Vergine delle Rocce e L'Ultima Cena, presso il santuario di Santa Maria delle Grazie. Quando la città passa in mano ai francesi, inizia per l'artista un periodo di viaggi che si conclude ad Amboise, dove muore nel 1519. Leonardo non ha eredi, siamo noi posteri ad aver ereditato il grande contributo culturale che ci ha consegnato. Disegno e pittura sono per Da Vinci uno strumento fondamentale per l'indagine dell'anatomia e dei moti dell'animo umano. Tra le sue innovazioni in campo figurativo, lo sfumato e la prospettiva aerea, che consentono con morbidi passaggi di tonalità ad elementi evanescenti di integrare le figure umane dei suoi quadri nello spazio circostante. Un'altra particolarità molto dibattuta riguarda la scrittura di Leonardo, conosciuta come scrittura speculare, proprio perché si legge come allo specchio e va da destra a sinistra. Una valida ipotesi vuole che egli abbia imparato a scrivere così proprio perché da solo ha cercato di copiare il padre, il notaio Pietro, mentre scriveva e lavorava di fronte a lui. Avete sentito che tra Leonardo, tra le altre cose, era figlio di un
relazione, tra virgolette, illegittima. E non so se avete mai fatto caso, molti di personaggi di primissimo piano hanno alle loro spalle la nascita da una relazione cosiddetta illegittima. E vedremo poi, tra l'altro, oggi ce ne occuperemo di un altro personaggio di questo tipo. E allora andiamo invece all'almanacco. All'almanacco per dirvi che insieme a oggi, giornata del 15 aprile, non è solo la data di nascita di Leonardo, ma anche quella di Luca Barbarossa, di Claudia Cardinale e di Nikita Khrushchev. Mentre in questo giorno sono morti Filippo Brunelleschi, Greta Garbo, Raimondo Vianello e soprattutto, e ne parleremo fra un po', di Totò. Morì il 15 aprile del 1967. Ma intanto ricordiamo che nel 1452, appunto, nasceva Leonardo da Vinci ad Anchiano, per la verità, una frazione di Vinci. Nel 1865 Abraham Lincoln, il sedicesimo presidente degli Stati Uniti, viene assassinato. Curiosità, il suo vicepresidente, che poi diviene presidente, si chiamava Johnson, proprio come Johnson si chiamava il vicepresidente quando fu assassinato Kennedy. Ma non era ovviamente la stessa persona. Nel 1875 l'aerostato Zenit raggiunge gli 8.600 metri di altezza. Al ritorno, però, due dei tre occupanti dell'aerostato muoiono per emorragia polmonare. Nel 1896 è il 15 aprile quando si chiudono ad Atene i primi giochi olimpici dell'era moderna. Mentre nel 1920 gli anarchici italiani Sacco e Banzetti vengono ingiustamente accusati dell'uccisione di un contabile e di un agente di sicurezza durante una rapina che non hanno mai commesso. Saranno poi giustiziati. Nel 1923 viene scoperta e introdotta nel mercato, per i diabetici una grande notizia, l'insulina. Nel 2013 invece è il giorno dell'attentato alla Maratona di Boston, lo ricorderete. Due bombe esplodono, bombe artigianali fatte con delle pentole, causando tre morti e centinaia di feriti. Bene, un'ultima annotazione. Il 15 di aprile del 2017, a 117 anni, muore tale Emma Morano. Dice chi è? Beh, era nata il 29 novembre del 1899 ed era l'ultima persona in Italia nata prima del 1900. E allora, vi ho detto di Totò, perché Antonio De Curtis è proprio l'altro personaggio di cui vi accennavo, che è nato da una relazione clandestina tra Anna Clemente, la madre, e Giuseppe De Curtis. Nasce nel febbraio del 1898 nel rione Sanità a Napoli, in una famiglia povera a questo punto, solo più tardi, nel 1921, pensate, quindi aveva 23 anni il nostro Totò, la madre finalmente sposa Giuseppe De Curtis, però non riconosce subito il figlio, verrà riconosciuto solo nel 1928, quando cioè aveva 30 anni. Ma non basta, perché Antonio De Curtis, a questo punto marchese, viene adottato dal marchese Francesco Gagliardi Focas. Insomma, un giro completo e davvero complesso, per cui alla fine il tribunale, ma soltanto nel 1946, gli riconosce il diritto a fregiarsi di questi titoli. Il nome completo di Totò è Antonio Griffo Focas Flavio Ducas Comneno Porfirogenito Gagliardi De Curtis di Bisanzio, Altezza Imperiale, Conte Palatino, Cavaliere del Sacro Romano Impero, Esarca di Ravenna, Duca di Macedonia, sembra una macchietta dei film di Totò, Principe di Costantinopoli, di Cilicia, di Tessaglia, di Ponte di Moldavia e di Dardania, del Peloponneso, Conte di Cipro e di Epiro, Conte Duca di Drivasto e Durazzo. Insomma, quando si presentava ci voleva un quarto d'ora.
E allora, di questa figura, però, voglio ricordare un personaggio davvero incredibile, ma uno dei momenti forse più alti fu la sua poesia, la poesia che è passata alla storia come A Livella. Io voglio farvi sentire, nel giorno in cui ricordiamo la morte di Totò, non l'aspetto comico, che pure è stato decisivo, importante, il più grande comico forse della storia del cinema per quanto riguarda l'Italia. Ebbene, vi faccio ricordare invece Totò attraverso questa sua straordinaria poesia. La livella sarebbe quello strumento che usano i muratori per livellare i muri. Dunque, ogni anno il 2 novembre c'è l'usanza per i defunti andare al cimitero. Ognuna l'è da fare questa crianza, ognuna ha da tre che sto pazzire. Ogni anno puntualmente in questo giorno di questa triste e mesta ricorrenza anch'io ci vado e con dei fiori adorno il logolo marmorei e esibicenze. Stando mi è capitata un'avventura, dopo d'aver compiuto il triste omaggio, Madonna, se ci pensi che paura, ma poi facette un'anima e coraggio. Un fatto è questo, statevi a sentire. S'avvicinava allora da chiusura, io Toma Toma stavo per uscire buttando un occhio a qualche sepoltura. Qui dorme in pace il nobile marchese, signore di Rovigo e di Belluno, ardimentoso eroe di mille imprese, morto l'11 maggio del 31. O stemma che la corona in coppa a tutte, sotto una croce fatta in lambadine, tre mazze rose, con una lista a lutto, cannella, cannalotte e sei lupine. Proprio attaccata ad un bestu signore, c'è stata una tomba piccerella, abbandonata, senza manco un fiore, per segni solamente una crucella. E in coppa a croce appena si leggeva, Esposito Gennaro Netturbino. Guardando la coppena mi faceva stuporte senza manco lumina. Questa è la vita, gamba a me pensava, chi ha avuto tanto e chi non aveva niente. Sto povero Maronna si aspettava che pure al lato mondo era paziente. Mentre fantasticavo sto pensiero si era già fatto quasi mezzanotte e in un manetto chiuso, prigioniere, morte paura, annanzi ai canalotti. Tutto a un tratto che vega lontana, doi ombre avvicinarsi alla parte mia, pensai, sto fatto a me mi pare strana, sto miscitato, dorme, o è fantasia? Ada che fantasia, ero marchese, co tuba, a caramella e co pastrana, chi l'ha da presa il suo brutto arnese, tutto fedente con una scopa a mano, e chi di certamente è Don Gennaro, o morto poverino, o scopatore, in questo fatto non ci vedi chiaro, sono morto a se ne dire a questa ora. Ma potevano stare quasi un palmo, quando Marchese si fermava e botte, sa vote, e Tomo Tomo, calmo calmo, dicette a Don Gennaro, giovanotto, vorrei sapere da voi, vile carogna, con quale ardire e come avete osato di farvi seppellire per mia vergogna accanto a me che sono un blasonato. La casta è casta e va sì rispettata, ma voi perdeste il senso e la misura. La vostra salma andava sì inumata, ma seppellite nella spazzatura. Ancora oltre, sopportare non posso la vostra vicinanza puzzolente. Fa dopo quindi che cerchiate un fosso tra i vostri pari, tra la vostra gente. Signor Marchese, non è colpa mia. Io non avessi fatto questo tort. Mia moglie è stata a fare sta fessaria. Io che potevo fare? Io ero morto. Se io fosse vivo, vi farei contente. Pigliasse la casciulilla che è qua tosse e proprio voi, in questo momento, me ne trasessero in donata fosse. E cosa aspetti, o turpe malcreato, che l'ira mia raggiunga l'eccedenza? Se io non fossi stato un titolato, avrei già dato piglia alla violenza. Fammi a breviglia sta violenza, a verità marché mi sono scucciato e ti sentì. E si perde la pazienza, mi scordo che sono morto e sono ammazzato. Ma gli decrete adesso, non oddio, che addinto vuoi capire che si mi uguale, morto si tu e morto so pure io, ognuno come nato è tale e quale. Lurido porco, come ti permetti paragonarti a me che ebbi natali illustri, nobilissimi e perfetti da fare invidia a principi reali? Tu qua Natale Pasqua Epifanie, tu vuoi mettere un capo in da cervella che stai malato ancora di fantasia? A morto, sai che è una livella, un re, un magistrato, un grand'uomo. Trasenne sto cancello ha fatto punta che ha perso tutta la vita e pure un uomo. Tu non ti hai fatto ancora questo conto. Perciò, stammi a sentì, non fu restiva,
Sopporta, ma vicina che t'importa. Sti pagliacciati fanno solo le vive. Noi siamo serie. Appartenimmo a morte. Porca miseria. Avete probabilmente seguito sulla stampa, sui telegiornali negli ultimi giorni le polemiche e le novità riguardo l'approvazione di quello che in Europa, di quello che è stato definito il progetto Case Green. Un progetto che, dice il vice primo ministro Salvini, destinato a creare un sacco di problemi agli italiani, perché il patrimonio abitativo italiano è piuttosto antico, ha delle particolari strutture, particolari situazioni. E allora, per capirci qualche cosa, perché è difficile cercare di orientarsi, abbiamo chiamato quello che probabilmente ha seguito più da vicino, cioè Stefano Capannelli, che è il presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Ancona. Allora, innanzitutto, che cosa succede in realtà? Sì, intanto buongiorno a tutti e buongiorno Trapanese. Sono contento che ci dia la possibilità, noi ingegneri, di cercare di capire, ma anche cercare di spiegare a chi ci segue cosa sta succedendo. Allora, di fatto c'è una direttiva europea che proprio il giorno 12 è passata in Europa, nonostante il voto contrario dell'Italia e di altri paesi europei, e sostanzialmente da quando verrà pubblicata in Gazzetta l'Italia avrà 2 anni di tempo per fare le proprie leggi. E pertanto di fatto la direttiva è passata pur con il voto contro in Italia. E sicuramente non è il principio dell'efficientamento energetico quello che è stato la causa del voto contrario italiano, ma è sicuramente il problema economico che ne consegue, perché parliamo di numeri veramente grandi. All'interno della nostra regione Marche ci sono stime su quelli che sono i fabbricati che devono essere efficientati, e siccome quelli con le classi peggiori G e F e sono stimati circa addirittura in 250.000 edifici, appartamenti anzi, e a livello nazionale sono vari milioni fabbricati. A livello nazionale le stime, perché ad oggi si tratta solamente di stime, si parla di circa di 300 miliardi di euro di investimento, e pertanto è chiaro che il problema a monte è chi finanzia e come si finanzia queste operazioni. Da un punto di vista più tecnico, invece, l'Europa indica delle scadenze per fare in modo che ci sia sempre un minor consumo di energia primaria. La prima scadenza è quella del 2030, bisogna ridurre del 16%, poi del 20-22% entro il 2035. Poi bisognerà costruire sia edifici pubblici che privati, dal 2028 i pubblici, dal 2030 i privati, con consumi zero, pertanto non da ristrutturare ma da progettare già con emissioni zero. Poi nel 2040 dovranno essere dismesse le caldaie con combustibili fossili, e il 2050 dovrebbero essere raggiunti i risultati. E sembrano anni lontani a venire. Però in effetti i numeri degli edifici che devono essere efficientati sono talmente elevati, Trapanese, che non è di secondaria importanza sia il meccanismo finanziario e sia la programmazione. La programmazione di tutti questi interventi, perché coinvolgono un numero talmente elevato di edifici che tutta la filiera deve essere programmata. In questo senso mi spiego meglio. Noi abbiamo alle spalle il 110%, no? L'efficientamento energetico di qualche anno fa, che adesso ha le ultime code, però nonostante abbia coinvolto numeri molto minori di abitazioni rispetto a quelle che invece si vedranno essere coinvolte con la direttiva europea, ha portato comunque a dei problemi nell'economia, perché scadenze ravvicinate in relazione a un momento di crisi mondiale sia dovuta al Covid con la difficoltà degli approvvigionamenti, ma anche dovuta all'incidenza delle guerre che hanno portato a costi di energia che sono schizzati in pochissimo tempo, ci sono stati vari problemi. Io ricordo insomma che efficientare le case voleva dire aspettare 6, 7, 8 mesi per un infisso sarebbe una finestra, no? Quelle a tenuta termica. Oppure non si trovano nel mercato impalcature che erano, no, una necessità per poter mettere i cappotti termici fuori dai nostri fabbricati.
Per cui è chiaro che numeri così grandi, al di là delle fonti di finanziamento, che è un ragionamento importante da fare, presuppone anche una grossa programmazione di tutta la filiera del mondo delle costruzioni. E penso già dai produttori di materiali, produttori di infisse, produttori di pannelli, produttori di caldaie, produttori di tutti quelli che sono i sistemi più classici per l'efficientamento, a chi le trasporta, a chi le progetta, perché anche i professionisti in questi anni hanno fatto molta fatica a stare nei tempi, e anche infine all'esecutore, no? Le imprese esecutrici che mettono in opera tutti questi dispositivi. Ed è chiaro che se ci si fa prendere dalla fretta, e dopo il mercato, la bolla, finisce per causare aumenti sconsiderati dei prezzi, e pertanto nessuno, sia che paghino i cittadini, sia che paghi lo Stato, o entrambi, come probabilmente sarà la soluzione finale, non ci possiamo permettere anche il dover avere aumenti di prezzi dovuto a una domanda sconsiderata e non programmata in relazione ai tempi di esecuzione. Questa la ritengo veramente una delle sfide più importanti, non solo fare questa attività, ma anche programmarla bene in funzione delle reali capacità imprenditoriali, professionali, produttive del paese. Ecco, ingegnere, per chiarirci e per concludere, una domanda diretta che è quella che la gente vuol sapere. In sostanza, da qui a 7-8 anni, gli italiani proprietari di case, buona parte di questi italiani, dovranno sborsare significative somme adeguare le proprie strutture, è così? Allora, i costi stimati, dicevo, sono circa 300 miliardi di euro a livello nazionale. È chiaro che chiunque di noi debba efficientare un appartamento tra infissi, cappotti, caldaie, fotovoltaici, solari termici ed altri di questi dispositivi, non penso che possa spendere meno di 30, 40, 50 mila euro. Poi ovviamente ci sono appartamenti più grandi, più piccoli e in diverse condizioni di partenza. E questo è circa l'impatto. È chiaro che è un impatto che porta dei risparmi, intanto a un miglioramento ambientale e comunque anche dei risparmi energetici che abbiamo in bolletta tutti quanti. Alla fine del 2022 e 2023 abbiamo fortemente sofferto con le nostre bollette gli aumenti direi sconsiderati, no? Dovuto sostanzialmente agli effetti della guerra. E pertanto comunque la partita dei costi, come questi verranno spalmati negli anni e come devono essere finanziati, è una parte importante degli strumenti di programmazione. Finisco solo trapanese con un'altra considerazione che da ingegnere mi viene, e non è solo mia, ma ovviamente è anche il Consiglio Nazionale Ingegneri che sottolinea questa partita. In Europa evidentemente è importante la parte dell'efficientamento energetico come lo è in Italia. In Italia abbiamo un problema ulteriore, quello dell'incidenza del sisma nelle varie regioni italiane. Noi sappiamo purtroppo che ogni 4, 5, 6 anni abbiamo qualche parte d'Italia che viene diciamo martoriata dal sisma. Per cui le nostre abitazioni non hanno bisogno solo di efficientamento energetico, ma hanno anche bisogno generalmente di consolidamenti sismici pressoché tutto il territorio nazionale, zona sismica, più importante o meno importante, però tutti lo sono coinvolti. E pertanto spendere molti soldi nelle abitazioni senza pensare anche a un miglioramento sismico dei nostri edifici, potrebbero essere qualche volta spese inutili. Allora va fatta una riflessione anche su un intervento per il consolidamento sismico delle nostre abitazioni e delle nostre strutture. Bene, grazie ingegnere, credo che con quello che si prospetta la gente correrà a vendere le case, non ne vorrà sapere niente perché il problema sarà consistente e comunque vedremo. Speriamo di no, speriamo di no, speriamo che sia, che possa essere ben programmato e che i nostri figli insomma possano dire fra qualche anno che abbiamo efficientato il loro paese. Che avete sentito, non è di facile comprensione tutto l'iter, ma soprattutto non si è chiarito chi pagherebbe questo tipo di intervento. Certo, non lo Stato, che già è in braghe di tela per il 110, che rappresenta sì e no un decimo di quello che è invece l'intervento strutturale che bisognerebbe fare sulle nostre case.
chi vivrà vedrà quello che succederà. E allora, per il momento, chiudiamo questa puntata, oltre che un po' preoccupati per quello che riguarda i proprietari di abitazione, con una nota di poesia che ci vuole a questo punto, perché c'è il sonetto di Paolo Marconi e direi questa volta ne parleremo dopo, particolarmente adatto. La frazione del tempo più compiuta, più perfetta, è sicuramente il giorno nella sua interezza, perché se la vita è una unica, lunga vicenda, ogni spazio dall'alba al tramonto in cui la vita si suddivide ha un compimento proprio. O, per dirla con il titolo di questo sonetto, ogni giorno è una storia. Scorre la vita come scorre un fiume, un flusso irrefrenabile e costante, diuturno di panarsi che mediante un unico racconto si riassume. Eppure, quando in cielo resta il lume soltanto delle stelle tutte quante, fuggevole, un capitolo a sé stante, si chiude tutti i dì come un volume. Quel tratto dall'aurora fino a sera che rende discontinua la memoria del tempo il lento correre in cerniera e come prende avvio la traiettoria sull'orizzonte ancora della sfera, comincia ogni mattina un'altra storia. Straordinario il nostro Paolo Marconi e voglio sottolineare che oltre che essere autore di quella straordinaria serie di sonetti che noi vi proponiamo il lunedì, ma è anche cura personalmente il montaggio e le musiche che commentano i sonetti sono musiche originali scritte e realizzate proprio da Paolo Marconi. Insomma, quello che si chiama un artista a tutto tondo. E quello che vi lascio è questa sensazione positiva di un altro giorno che comincia e di un altro giorno che ricorderemo nella speranza che sia migliore di quello precedente. Grazie a voi tutti e l'appuntamento per un altro giorno e domani alle 8:30.